Arco inaugura il suo appuntamento con i mercatini di Natale, lo fa con l'assessore Stefano Miori e con la giunta al completo con il sindaco, però abbiamo il piacere di incontrare l'assessore perché ha la cultura, ma fare mercatini di Natale da anni, non dico decenni, ma forse anche di più, è una cultura del territorio, una cultura che va tenuta presente anche in questi periodi in cui si vuole cacciare il presepio, si vuole cacciare l'albero di Natale, noi li teniamo, vero assessore? Ma per noi fare i mercatini di Natale è intanto sì, sicuramente salvare le tradizioni e portarle avanti, dare un'opportunità a chi viene a visitarci e dare un'opportunità alla nostra città di essere viva, vivace, continuando la sua missione, la sua vocazione al turismo anche in un periodo, quello più freddo, ma in realtà che è ricchissimo, ricchissimo, perché la tradizione del Natale in realtà muove i cuori, muove le persone e muove anche la voglia poi di sentirsi, di trovarsi, di trovare un posto bello, accogliente, colorato, come può essere quello del mercatino, e ricco di occasioni. Tra l'altro Arco in questi ultimi anni si sta distinguendo, e come assessore alla cultura ne sono molto orgoglioso, perché i mercatini di Natale l'anno scorso hanno avuto una piccola entrata del mondo strettamente culturale dei dipinti di Giovanni Segantini, che erano esposti lungo la città e che quest'anno saranno ancora esposti in veste ancora migliorata, ma in più quest'anno che ci avviciniamo al 60° dalla morte di Gianni Caproni, un concittadino di Arco che è famoso nel mondo, la sua foto è alla Casa Bianca, voglio dire, e questo personaggio lo abbiamo ricordato grazie a un piccolo percorso che gli organizzatori del mercatino hanno voluto fare, ricordando la figura di Gianni Caproni all'interno di uno dei palazzi più belli di Arco, il Palazzo Marchetti, dove è possibile chi viene a visitare appunto i mercatini andare a seguire questo percorso e informarsi su chi è Gianni Caproni. Gianni Caproni che ci apprestiamo a celebrare per tutto l'anno, abbiamo cominciato oggi presentando anche un fumetto sulla sua vita, ma tutto l'anno come il personaggio dell'anno di Arco, perché in realtà è uno dei grandissimi personaggi d'Italia che vanno ricordati. I mercatini rimangono aperti fino? I mercatini sono aperti fin dall'anno scorso fino al 6 gennaio e quindi ci danno un'opportunità veramente grande di vedere persone girare per la città con un'occasione anche, diciamo, di visitare questi mercatini anche tutto l'inverno, appunto fino al 6 gennaio. Ma i mercatini non sono soli, sono circondati dall'occasione di visitare il castello, di visitare i presepi nella parte più antica della città, dove ci sono meno bancarelle ma ci sono i presepi, e anche di visitare il parco bellissimo, Parco Arciduca Ducale, è una meraviglia di arboreto, dove ci sono anche, bisognerà andare alla caccia degli gnomi, che sono gli gnomi che popolano il nostro mercatino.